Ancora una volta vedete Sebastiano D'Angelo, questa volta non parliamo assolutamente delle cose nel mondo, non parliamo di viaggi nel mondo, parliamo, celebriamo l'elegia, come posso dire, il saluto a un qualche cosa che come la compagnia Amici del Teatro di Chiaramonte, che è una delle poche cose ad essere più antiche di Teleblea in questa provincia, poi accenneremo anche a questo, le diamo il saluto, l'ultimo in senso affettuoso, perché ci dice Sebastiano che mi pare che a Ragusa siete arrivati all'ultima volta. Al canto del cigno. Quindi sì. Non è un coccodrillo, è un saluto. Un saluto, sì. Di che cosa? Vogliamo dirlo? Certo. Ecco, di un ruppo da cravatta. Questa commedia che, un po' diventata negli anni un po' mitica, il culto, purtroppo è un abito che ci è stato cucito addosso, dal quale molte volte ci viene difficile liberarci. Giusto, perché secondo me ruppa la cravatta è delizioso. È divertente, è la classica commedia comica che regala 2 ore di allegria. Vero. E con i tempi che viviamo, penso che sia un dato da salutare con estrema positività. Con i tempi teatrali giusti, senza volgarità, senza caratterizzazione eccessiva, è ben fatto. Un ruppo della cravatta che è nato nel lontano e quasi quasi più giovane di Teleblea, nel lontano 1988, e che da allora ha avuto davvero, possiamo dirlo... A quante repliche siete arrivati? Questo, purtroppo non abbiamo fatto il conto, ma... Pensiamo, insomma, sicuramente saremmo arrivati alle mille repliche. Le mille repliche? Eh sì, c'erano anni in cui lo facevamo 30, 40 volte. E a Ragusa ovunque, una buona parte la vedete. Ma un po' dovunque, ma a Ragusa in particolare. A un certo punto l'avevamo messo da parte, molti ci chiedevano, ma quando riprendete un ruppo della cravatta? Io non l'ho visto, io l'ho vista 2, 3 volte, 8 volte. Addirittura pare che ci sia il record di 10 volte vista, e qui sono delle immagini. Allora, che dovevi dare una medaglia a quel signore là. Esatto. Abbiamo Mario, e quindi abbiamo pensato in questo Natale, protagonista. Esatto, in questo Natale, insieme a un altro lavoro che rappresenta un cavallo di battaglia della compagnia, Natale in Casa Cupiello, di portarlo al pubblico dei ragusani, al Teatro dei Salesiani, che riteniamo essere a Ragusa, tutto sommato, il vero spazio per gli spettacoli teatrali. E giorno? Quindi sì, Ruppo la cravatta è giorno 30 sabato e domenica 1. Domenica non ci sono più posti disponibili, ancora c'è comunque qualcosa. Domenica è alle 18.30. 18.30. C'è qualcosa per sabato 30 per chi volesse prenotarsi. Noi abbiamo fatto ampie pubblicità. E allora, salutiamo Ruppo la cravatta. Diciamo, salutiamo Ruppo la cravatta, non senza però prima Gianni farmi non dire che è stata una commedia davvero che ha ricevuto un battesimo internazionale, pensa, l'abbiamo portata in Australia, in Sudafrica, in Argentina, in Venezuela, in Canada, negli Stati Uniti, est, ovest, in diversi paesi europei, dove? Più commedia internazionale. La Russia e la Corea del Nord. La Russia non pensiamo di andare. La Corea del Nord. Corea del Nord ritengo che sia estremamente difficile andarci. Mi manca. Allora, salutiamo questo. Sì, questo, salutiamo. Questo è un carro armato di battaglia. venite a vederlo se potete, perché veramente vi divertirete. Una domanda curiosa: ma con Ragusa avete chiuso, ma questo non vuol dire che chiuderete fuori da qualche altra parte? Se capita l'occasione, abbiamo detto che questa è l'ultima che facciamo a Ragusa e manterremo la promessa. Andiamo avanti, verso il Natale. Abbiamo il problema stasera di tempo, c'è parecchio. Continuiamo, e questo per quanto riguarda un ruppo che è il canto del cigno, quindi chi vuole si muova, perché sabato rischia di non poterlo vedere più. Andiamo avanti, dicevo, ecco, sempre andiamo con verso teatro, sempre con teatro. Andiamo verso Natale e abbiamo rispolverato un altro cavallo di battaglia, una commedia a cui siamo molto legati. Pensa che la prima replica di questa commedia, parlo di Natale in Casa Cupiello, capolavoro di Edoardo De Filippo, una cosa a livello mondiale, quella per dire ti piace un presepe, sì, certo, famosa.
è iconica. La prima replica l'abbiamo messo in scena, eravamo tutti ragazzini con i pantaloncini corti, nel lontano Natale del 1976. Fra poco festeggerà 50 anni. Poi ogni 2-3 anni l'abbiamo ripresa in svariate edizioni. Una commedia sulla quale voi tra l'altro avete lavorato, perché avete adattato il dialetto praticamente. Certamente, no? Dal napoletano l'abbiamo portata al dialetto siciliano, dove c'è uno straordinario Luca Cupiello, rappresentato, messo in scena da Mario Bendivegna, ma un po' tutti gli altri. Sono personaggi che si muovono con grande disinvoltura sulla scena. Questo è un classico che va visto. Noi lo riproponiamo. Questo lo riproponiamo sabato 14 dicembre, spettacolo con orario serale, e poi con orario pomeridiano domenica 15 dicembre alle ore 18, qui c'è la locandina, sempre al Teatro dei Salesiani. Perfetto. Allora, quindi diciamo che l'occasione per una compagnia storica, sulla quale è inutile che ci dilunghiamo, non abbiamo parecchie sia in città che in provincia brave, voi siete la più antica, e la bellezza è che le migliori consentono di offrire un panorama variegato. Uno può scegliere, passaggio riapre ora Terramatta con Massimo Leggio, altro bravissimo, eccetera eccetera, poi ci sono Federica e Vittorio, ce ne sono parecchie, c'è la possibilità veramente di seguire varie espressioni teatrali, tutte varie, tutte meritevoli. Io non credo che ci sia il teatro buono, credo che c'è il buon teatro, non il teatro popolare, c'è il buon teatro, come tutte c'è la buona pittura, la buona scrittura, buon tutto, e il pubblico ha la possibilità, perché il pubblico deve andare a teatro, esatto. Perché il teatro è una forma di libertà. E io devo dire, dalle manifestazioni di affetto che riscontriamo già da diverso tempo, noi ci siamo presentati al pubblico dei Salesiani in questa primavera con due nostre opere, ora con altre due opere, ci ripromettiamo poi di ripresentarci nel 2025 con altre due opere, abbiamo già pianificato in questo senso un doppio intervento, un altro doppio intervento. Devo dire che il pubblico ragusano ci segue, ma non solo segue noi degli amici del teatro, ma in genere segue tutte le manifestazioni teatrali, perché Ragusa è terreno fertile, ci sono tante scuole di teatro. Da qualche anno abbiamo anche la stagione teatrale ex, al di là delle compagnie locali, ed è bellissimo che il teatro sia vivo, perché è una dimostrazione di maturità. Secondo me manca una maggiore considerazione, anzi toglierei il maggiore, manca una considerazione anche minimale da parte delle pubbliche amministrazioni nei confronti del teatro amatoriale. Ci vorrebbe più teatro anche amatoriale, più teatro comico, più teatro popolare nei cartelloni delle pubbliche manifestazioni, ma questo è qualcosa che non riscontro. Vabbè. Manco a me. Allora, siamo c'è l'iniziativa privata che supplisce. Esatto, benissimo. C'è un aggancio anche, lo diciamo di sfuggita, lo anticipiamo con Teriblea, sì. Sapete che l'anno prossimo festeggeremo i 50 anni e quindi vecchi, l'editore vecchi, tra i vecchi ci si intende, tra i meno giovani insomma, no, nel caso, tra i più attempati. L'editore Mario, tuo fratello, ci ha coinvolto a partecipare, ad essere presenti nel novero di manifestazioni in allestimento per festeggiare i vostri 50 anni, con un lavoro di uno dei personaggi più iconici della cultura ragusana, che purtroppo è venuto a mancare, Nino Criscioni. Perfetto. Noi metteremo in scena per la prima volta a Ragusa Il Ruppo della Cravatta e L'Ultima Volta, questa invece sarà la prima volta, e Biscotti alle Noci. Biscotti alle Noci di Nino Criscioni, non l'avevamo detto. Quindi appuntamento alla primavera. Perfetto, con qua siamo rimasti nei tempi. Allora, questo prossimo sabato, no, prossimo l'altro prossimo sabato 30, e poi 14 e 15 ancora Un Ruppo alla Cravatta, Natale in Casa Copiello. Vi aspettiamo, munitevi di biglietti, perché da noi funziona così: chi ha il biglietto entra e sceglie il posto. Perfetto. E poi quando sarà ora i 50 anni di Libia. Grazie, questa volta abbiamo. Grazie. Poi per quanto riguarda la cosa nel mondo, datemi tempo. Grazie a Sebastiano e complimenti ancora agli amici del teatro di Chiaramonte. Arrivederci, buonasera.